l'anno nuovo 1996. Anno liturgico, si apre con la visione di Cristo che viene, come si chiude oggi con la visione di Cristo, quando verrà nell'ultimo giorno, come l'anno gira attorno a Cristo e predica Cristo. Così tutto il mondo gira attorno a Cristo, Verbo incarnato. Tutta la storia gira attorno a Cristo, Verbo incarnato. La storia dell'uomo che si divide prima di Cristo nato, dopo di Cristo nato. La storia dell'universo che vediamo, la storia del cosmo. La storia della prima creazione, la storia della seconda creazione, quella che approda all'eternità, ha per centro Cristo. In Lui il Padre si rivela, tutto si ritrova in Lui, pleroma, Egli è la pienezza. Contempliamo perciò Cristo. Cristo Signore dell'universo, in cui, come dice la lettera ai Colossesi, proprio nel prologo che abbiamo letto, in lui tutte le cose sono state create. In vista di lui e per mezzo di lui, e tutto esiste in lui. Egli è il perno dell'universo. La ragione d'essere di tutte le cose. Per lui il Padre ha fatto tutto, in lui ha fatto tutto e per lui ha fatto tutto. È la ragione della creazione, è il sostegno della creazione. Per cui è vero che è cristocentrico. Tutto gravita attorno a Cristo, che illumina con la sua luce l'universo creato, l'universo visibile, l'universo invisibile. Ma egli è anche il capo della seconda creazione, come dice lo stesso prologo ai Colossesi. Egli è il capo della creazione nuova, quella sbocciata dal sangue di Cristo, quella che fiorisce nel giorno prima della creazione, cioè il giorno di Pasqua. È lui il primogenito dei morti e attorno a lui si snoda la nuova creazione, la nuova creatura che siamo noi. E tutto l'universo sarà ricreato in lui. Tutto l'universo attende la redenzione dei figli di Dio. Per cui, come il capo della prima creazione, è il capo della seconda creazione, quella eterna, incominciata l'ottavo giorno dopo il riposo del sabato, e che si proietta nell'eternità, l'agnello immolato. In cielo siede sul trono e attorno a lui tutte le genti, attorno a lui tutta la storia. Lui il capo dell'universo ricreato in lui. Lui veramente il Signore, davanti a cui si piega il cielo, la terra, gli inferi, tutto l'universo. È questo Gesù, quel Gesù che noi vediamo nell'ostia, quel Gesù è il Signore dell'universo e della storia, del mondo visibile e invisibile, del tempo e dell'eternità.
ed è davanti a Lui che noi ci prostriamo, è Lui che verrà su questo altare, si farà pane per noi, nelle nostre mani, il Re dell'universo, è un abisso questo mistero, ed è davanti a questo abisso che noi ci prostriamo, un abisso di amore, è l'amore che l'ha costituito al centro dell'universo, creatore del cielo e della terra, è l'amore che lo ha fatto piccolo, bambino, è l'amore che lo ha messo sulla croce, sanguinante per noi, è l'amore che lo ha posto su questo altare, piccolo, quasi invisibile, per noi. Questo è il mistero del Verbo incarnato, Re dell'universo, che diventa pane nostro, vita nostra. Che il Signore ci faccia penetrare in questo mistero, ma ci faccia comprendere che questo suo regno, che è regno di amore, regno di giustizia, regno di pace, regno di grazia, regno di vita, è un regno a cui tutti siamo chiamati, perché con Lui Egli ci chiama a regnare sul suo trono, perché anche noi siamo diventati Lui e per Lui regno di sacerdoti, regno regale, popolo regale. Noi regniamo con Lui, Egli partecipa con noi, partecipa a noi il suo essere Re dell'universo. Anche questo è un mistero infinito in cui noi affondiamo e che non possiamo comprendere. Questa sera siamo chiamati a prostrarci davanti a questo Re per ricevere il regno delle sue mani. Il buon ladrone, diceva Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde a quest'uomo assassino che rappresenta tutti i peccati degli uomini. Ai piedi di Gesù sulla croce, oggi sarai con me in paradiso, sarai nel mio regno, regnerai con me. Il cattivo ladrone muore giustamente per i suoi peccati, è l'umanità che non riconosce Cristo, pur morendo accanto a Cristo. Il buon ladrone è la nuova umanità, peccatrice anch'essa, ma redenta e rinnovata dal sangue di Cristo, che viene messa a parte del regno di Cristo. Gli esclusi dal regno, gli ammessi al regno. Nel buon ladrone, l'umanità redenta che glorifica Cristo, il suo Signore. Nel cattivo ladrone, l'umanità che rifiuta la redenzione e muore. Muore nel proprio peccato. Fratelli e sorelle, noi siamo il buon ladrone. Non è che ci manchino i peccati, ma se noi riconosciamo il nostro peccato, Gesù ci assicura che saremo con Lui in paradiso, saremo con Lui nel suo regno. E intanto anticipiamo fin da questo momento questa sua regalità sopra di noi. Condividiamo con Lui quello che è regnare sulla terra e viviamo di pace, di giustizia, di santità,
di verità per regnare con Lui, per essere re insieme al grande re. E prepariamoci ad entrare nella gloria, quando saremo in cielo con la sua grazia, noi splenderemo come Lui, Lui al centro, noi come stelle brillanti attorno a Lui. Ecco la grande promessa che Cristo mantiene, ma che noi dobbiamo fare nostra con la santità della vita, riconoscendo che Cristo è il Signore, gridando ogni giorno Gesù è il Signore, annunziando agli uomini Gesù è il Signore. È il motto del nostro rinnovamento, è il motto nostro. Viviamo questo Gesù, Signore nostro, e predichiamolo a tutti. Chi riconoscerà che Gesù è il Signore, costui sarà salvo. Amen.